Il tortellino non sbaglia, diciamo. Poi c'è la tigella e la gnocco fritto o crescentina fritta, che però già qua abbiamo delle differenze territoriali importanti tra il modenese e il bolognese. Come, ecco. Poi c'è il discorso cosa vuoi vedere, abbiamo la Motor Valley. Benvenuto Carlo Piccinini, presidente Consorzio Pignoletto. Ciao Carlo. Ciao Ado, buongiorno. Allora, il Pignoletto è il vino che unisce idealmente l'Emilia e la Romagna. È un difficile tentativo di convivenza tra due realtà che dal punto di vista enologico, ma anche dal punto di vista dei campanili, sono sempre state molto, molto lontane, nel senso come. E quindi è un esperimento che stiamo provando a portare avanti. Adesso, esperimento è una parola riduttiva rispetto al lavoro che stiamo mettendo, in cui vogliamo comunque provare a unire almeno enologicamente l'Emilia e la Romagna. E infatti stiamo provando con l'aiuto del Ministero a proprio a diventare la DOC Emilia-Romagna tipologia Pignoletto, quindi proprio dando una, mettendo questo elemento come quello che caratterizza di più il nostro vitigno e il nostro territorio. Questo territorio, Carlo, in questo momento, come si sta comportando a livello turistico? Negli ultimi anni, a livello enogastronomico, il turismo in Emilia-Romagna è cresciuto a livello assolutamente esponenziale. E devo dire che stiamo ottenendo dei risultati molto interessanti. Uso il passato, per il problema che tutti ben conoscete, che riguarda il discorso Covid, ma che noi sinceramente ci auguriamo che sia una parentesi, che sia una cosa che è iniziata, che sta effettivamente rompendo molto le scatole, ma che poi in futuro venga superata. Però il concetto appunto di turismo enogastronomico in Emilia-Romagna sta avendo veramente un boom. Cioè, in passato l'Emilia-Romagna a livello turistico era famosa soprattutto per la Riviera Romagnola, diciamo, come per il discorso mare, spiagge, Riccione, Rimini e quant'altro. E se vogliamo, Bologna più per un turismo di tipo business legato alle fiere, legato agli eventi fieristici, insomma. Però la cucina dell'Emilia-Romagna è sempre stata una dei caposaldi, diciamo, della cucina italiana, che ovviamente ogni regione d'Italia ha delle ottime cucine, e quella dell'Emilia Romagna non è da meno. E quindi abbiamo iniziato, ha iniziato a muoversi questo turismo sempre più interessato a conoscere da vicino, a entrare in contatto con le realtà produttive, vedere, visitare sul territorio chi produceva le grandi specialità. Inizialmente, onestamente parlando, è più dal punto di vista alimentare, cioè dal parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, la mortadella, l'aceto balsamico, però ovviamente questi prodotti spesso nascono abbinati ai vini del territorio, quindi dal tortellino che si accompagna appunto al pignoletto, la lasagna, il prosciutto, la piadina, insomma, però sono tutti abbinati appunto ai vini del territorio e diciamo che la zona proprio secondo me quella del consorzio Pignoletto. Più per motivi fortuiti, non perché siamo stati bravissimi, perché noi siamo un consorzio molto giovane, nato da pochi anni, quindi non ci possiamo prendere meriti che non abbiamo, ma perché essendo nella zona intorno a Bologna, stava appunto ricevendo un input fortissimo di turismo interessato a scoprire negli ultimi anni anche i vini del nostro territorio. Poi, adesso non penso sia questa la sede, però l'esempio anche di Fico, che è pur slegato anche qua dal mondo enologico, prettamente enologico, però era comunque una struttura rivolta a promuovere l'enogastronomia, diciamo di tutta l'Italia, però il fatto che fosse a Bologna, ovviamente, il fatto che sia a Bologna, insomma, rappresenta un punto Aiutato. importante. Sì. Infatti, quello che dici te è praticamente, vuol dire, insomma, intorno a Bologna il territorio era una scoperta, soprattutto anche un po' per quelle gite, inizialmente per quelle gite fuori porta, no? Quindi un posto, come dire, relativamente, cioè, vicino, in cui si iniziava la scoperta, no? Che però adesso con la vostra comunicazione, con la realtà del consorzio, siete, come dire, state svalicando i confini non solo della città, come tu dici, che comunque è stata promotrice di tutto questo inconsapevolmente, ma soprattutto di un pubblico anche fuori dai confini regionali, che iniziano a conoscere questa regione
anche nel suo interno e soprattutto nelle tradizioni. L'enoturismo si fa carico, secondo me, anche inizialmente senza rendersene conto, poi ha capito il valore di tutto questo e si è messo in moto. Tu sai che noi siamo qui oggi anche a promuovere, a parlare di questo territorio, perché grazie anche a Enoteca Regionale Emilia Romagna è nato questo portale che è enoturismoemiliaromagna.it, dove voi anche siete presenti e dove praticamente offrite anche dei servizi. Quanto è importante una vetrina come questa per un territorio come quello che rappresenti? Secondo noi il fatto che ci siamo dimostra che per noi è importantissimo, anche perché io sono sempre molto diretto e molto sincero nella mia comunicazione. Spesso la parte enologica in Emilia Romagna è stata un po' sottostimata o sottovalutata rispetto ad altre regioni. Noi siamo sempre stati inquadrati come la regione che produce vini di massa, di grandi quantità, nel senso grandi cantine. E invece con l'enoturismo, secondo me, è l'occasione anche per fare conoscere tante realtà di nicchia che da un lato lavorano molto bene dal punto di vista enologico, ma dall'altro hanno anche delle strutture ricettive assolutamente belle, assolutamente di valore, ecco, che non hanno nulla da invidiare ad altre parti d'Italia. Poi l'Italia è tutta bellissima, quindi ci sono delle zone più belle. Per il 2021 il consorzio Pignoletto che cosa prevede? Questa è una domanda, cioè, ti potrei rispondere fammi indovino che ti farò re, perché in questo momento soprattutto serve, bisogna essere degli indovini. Paolo Fox va bene tutto, No, dicevo che purtroppo, diciamo che il consorzio Pignoletto, dicevo prima, è una struttura molto giovane e siamo ancora nella fase, diciamo, della parte burocratica della registrazione della nostra denominazione di origine, e quindi il discorso promozionale è proprio nato nell'ultimo paio d'anni e lo stop che ci ha dato il Covid purtroppo è stato importante dal punto di vista di comunicazione, perché se io devo dirti i numeri come sta andando il Pignoletto adesso come denominazione, è una denominazione che va molto bene, sta continuando a crescere nonostante il Covid, ecco, nel senso, sempre forse perché qua adesso ci leghiamo al lato positivo dell'Emilia Romagna, che abbiamo comunque dei vini che hanno un punto di prezzo comunque interessante, che vanno in grande distribuzione, e quindi anche nel momento dei lockdown comunque non ci ha penalizzato dal punto di vista commerciale, però ci ha penalizzato molto dal punto di vista della comunicazione, perché noi stavamo facendo degli importanti, o volevamo provare a fare importanti sviluppi sia all'Italia ma anche all'estero, e purtroppo siamo un pochino fermi, ecco, nel senso, ci troviamo a chiudere il bilancio dell'annata con purtroppo diversi soldi non spesi, ma non spesi non perché non siamo stati capaci di spendere, ma perché purtroppo non abbiamo potuto realizzare le iniziative che avevamo anche programmato di fare. Ovviamente noi nel 2021, cioè, siamo ottimisti e pensiamo di poter fare tutto quello che non abbiamo fatto nel 2020, però sicuramente il Pignoletto è una denominazione che è cresciuta tanto a livello regionale, sta crescendo, diciamo, il territorio italiano bene, molto bene, e stavamo facendo i primi passi veramente interessanti anche su mercati esteri come dalla Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dove però in questo momento ci è stato impossibile lavorare e continuare lo sviluppo. Carlo, qual è la tipologia di Pignoletto che è più amata? Allora, oggi diciamo che se guardiamo il Pignoletto DOC, l'80% è frizzante, il 20% spumante. Però pensiamo che da un lato, se continuiamo lo sviluppo sui mercati più lontani, diciamo, da casa, pensiamo che la tipologia spumante prenderà sempre più piede, perché il frizzante è un po' una cosa nostra. Chi è abituato ad avere, non so, dal prosecco agli champagne, andando sui mercati internazionali, trovarsi un vino frizzante, c'è il rischio che lo trovi un po' sgasato, cioè che non capisca che è una caratteristica sua di essere più morbido rispetto a uno spumante. Quindi probabilmente la tipologia spumante crescerà. Poi vi sono a livello locale, ma sono in un'altra consorzio, perché sono dentro i Colli Bolognesi, c'è la DOCG Pignoletto con le sue varianti, anche ferma,
passito, però sono altre cose, però sono quelle che sono, diciamo, un consumo più locale. Il consumatore del pignoletto, no? Perché è comunque un vino della tradizione, cioè un vino che accomuna, che lega, che tutti in regione lo conoscono. Ad oggi il consumatore è un consumatore tradizionale o invece ha un pubblico molto giovane? Allora, mi piacerebbe dire che è un pubblico molto giovane, ma secondo me siamo ancora un po' più sulla fase tradizionale. Io penso che Tradizionale. tante aziende, le aziende, diciamo, del consorzio singolarmente stanno investendo per cercare di dare un'immagine giovane al pignoletto, che comunque ai giovani piace, non è un vino che non piace, però Assolutamente. ancora è molto legato al consumo, come accennavo prima, al tortellino, mentre secondo noi è un vino anche adatto a momenti più leggeri, come l'aperitivo, il sushi, cioè non la cosa meno tradizionale, ecco, meno cucina tradizionale. La pizza, ad esempio, no? La pizza. Perché Io perché no? Cioè, con la no, mozzarella di certo. o con la mozzarella con il fior di latte ho fatto questo abbinamento, che avevo una bottiglia di pignoletto a casa ed è stato fantastico, ti devo dire la verità. Carlo, faccio una domanda che faccio a tutti voi. Se io dovessi venire per la prima volta nel tuo territorio, nel territorio che rappresenta il consorzio, e io ti dico, guarda, c'ho 2 giorni, dimmi assolutamente cosa devo mangiare, bere, vabbè, of course, e vedere. Tu cosa diresti? Allora, beh, diciamo che noi abbiamo tante cose, quindi dipende un po' cosa ti piace, diciamo che tipo di turista sei. Se ti piace, diciamo, l'alta cucina, se riesci, diciamo, la francescana di Bottura non è una brutta soluzione, se vuoi provare com'è. Se invece ti piacciono più delle situazioni, più diciamo da cibo di strada, penso che, non so, il mercato di mezzo di Bologna presenti delle cose molto interessanti, se vuoi delle cose un pochino più leggere, un pochino più conviviali. Questo, diciamo, dal punto di vista food, facendo due esempi un pochino estremi. O comunque tutta, diciamo, la ristorazione tradizionale, che, insomma, ripeto, a Modena, Bologna, insomma, picchia duro, ecco, come cosa. Poi c'è il discorso cosa vuoi vedere, c'è il discorso città d'arte che vale un po' in tutta Italia. Noi qui penso come caratteristica importante abbiamo la Motor Valley, cioè dalla Ducati alla Ferrari, la Lamborghini, cioè se tu vuoi, se ti piacciono i motori qua in questo territorio ti puoi divertire. Ecco, insomma. Questo, diciamo, ti ho portato un po' gli esempi che vivo anch'io poi nella mia azienda quando vengono degli importatori esteri a visitare il mio territorio, che cosa gli facciamo fare a questi, nel senso, e cerchi di capire un po' cosa gli piace, ecco, come Infatti, cosa. allora mi aggancio a questa domanda perché sono curiosa. Quando vengono dall'estero i vostri importatori, insomma, a trovarvi, dei piatti che gli fate assaggiare, qual è quello che vince sempre su tutti? Il tortellino non sbaglia, diciamo. Poi c'è, diciamo, la tigella e la gnocco fritto o crescentina fritta, che però già qua abbiamo delle differenze territoriali importanti tra il modenese e il bolognese. Ecco. E se sbaglio, se sbaglio la risposta, rischio di venire crocifisso. Sono cose che sicuramente stupiscono, ecco, com'è. O anche la lasagna tradizionale. Poi è chiaro che, cioè, la cosa anche che stupisce gli anglosassoni è che non esiste lo spaghetto bolognese, cioè tu vieni a Bologna e non c'è. Ecco, ok, quindi loro dicono voglio uno spaghetto bolognese, tu dici... Con le polpette, cioè, nel senso, Certo. non esiste, cioè non c'è, nel senso, lo trovi a New York, non lo trovi a Bologna. E infatti è così, come le fettuccine all'Alfredo, no? Io le ho Sì. trovate solo a New York, ma poi mai più da nessun'altra parte al mondo. Allora, Carlo, io ti ringrazio per averci portato nel tuo territorio. Per averci fatto assaggiare, anche se in questo momento solo con le parole, quello Peccato. che peccato, ma noi, come dire, incrociamo le dita affinché tutto questo ci possa portare nel vostro territorio il prima possibile. Intanto, consigliamo il sito del Consorzio del Pignoletto, il sito di enoturismo emiliaromagna.it, anche per come dire, pensare, curiosare e scoprire al più presto quello che l'Emilia Romagna offre. Grazie ancora, Carlo Piccinini. Grazie Adua, un piacere vederti sempre.